Il paradiso, il ritorno di Marco potrebbe far le nozze di comodo tra Gemma e Landy. Il paradiso delle signore 7 va in onda da lunedì al venerdì alle ore 16:05 su Rai 1 ma anche in streaming su Rai Play. Marco Di Sant'Erasmo torna in città proprio mentre Gemma Zanatta, Gaia Bavaro, pareva aver messo una pietra tombale verso un possibile ritorno in coppia col giornalista. Il desiderio di tornare assieme a Marco potrebbe essere frutto dell'eventuale notte di passione che Gemma e Lex si erano concessi durante una cena organizzata in onore del ragazzo ma. Al contempo, da tale parentesi passionale potrebbe essere stato concepito il bimbo che porta in grembo la cavallerizza. Se ciò trovasse riscontro nelle trame del paradiso delle signore 7, sarebbe possibile ipotizzare che il ritorno di Marco nella città meneghina sia legato a stretto giro alla gravidanza di Gemma. Con le nozze di comodo tra quest'ultima e Roberto Landi, Filippo Scaraffia, che potrebbero divenire pressoché inutili e, di conseguenza, saltare. Gli spoiler del paradiso delle signore 7, per ciò che concernono gli episodi da lunedì 27 a venerdì 31 marzo. Raccontano che Gemma sembrerà prendere atto delle vane speranze di riconciliarsi con Marco. Allo stesso tempo, la figliastra di Ezio Colombo, Massimo Poggio, comunicherà all'amico Roberto di essere favorevole a sposarsi con lui. Tali nozze avrebbero un duplice scopo dinanzi agli occhi della società, evitare che Gemma venga additata come ragazza madre e nascondere l'omosessualità di Landi. Veronica, Valentina Bartolo, appresa la scelta della figlia, non sembrerà affatto d'accordo con tale decisione. Salvo poi ricredersi e concedere una chance al redattore del Paradiso Market dopo che il compagno Teresio le farà aprire gli occhi. Ezio e Veronica, quindi, inviteranno il pubblicitario a cena per conoscerlo in maniera più approfondita. Vi sarà, inoltre, il secondo ritorno a Milano del tutto inaspettato di Marco. Malgrado non vi siano spoiler ufficiali a confermarlo, il ritorno nel capoluogo lombardo del giornalista potrebbe essere legato alla gravidanza di Gemma. Specialmente se dovesse venire alla luce che Marco è il padre del bimbo. Se tale eventualità dovesse concretizzarsi e il giornalista riconoscere la paternità del bambino. La giovane Zanatta non rischierebbe di essere tacciata di essere una ragazza madre. Di conseguenza, il matrimonio di comodo con Roberto non avrebbe più senso di esistere. Sicuramente, però, a farne le spese sarebbe Landi, il quale dopo aver fatto una coraggiosa proposta all'amica si ritroverebbe a non aver più una scappatoia per mascherare la propria omosessualità.